Il nuovo governo si dovrà occupare prioritariamente di economia, perché ovviamente è inutile girarci attorno, il bene del paese passa attraverso l'economia. Ebbene, conosciamo gli ultimi dati che ci dicono che il paese è a crescita zero e che quindi in effetti abbiamo un'economia stagnante, addirittura rischiamo di andare in recessione. Le problematiche, come sappiamo, a livello economico sono veramente tante. Bisogna affrontare quella che è la fiscalità, che è una fiscalità molto alta. Noi in questi giorni ci siamo spesso occupati di dichiarazione dei redditi e ci siamo accorti che praticamente la tassazione rispetto al reddito è una tassazione molto alta che tende ovviamente a frenare l'economia perché praticamente con costi alti si rischia, diciamo, di non produrre molto e quindi bisogna operare su quella che è l'alta fiscalità, bisogna operare, ne sento parlare in questi giorni tra i punti dei 5 Stelle, quindi del cuneo fiscale che riguarda la tassazione relativa alle paghe e alle pensioni quindi di lavoratori e pensionati, quindi il cuneo fiscale e la differenza tra il lordo ed il netto in busto. Ovviamente se viene ridotto il cuneo fiscale in busto al lavoratore o in pensione al pensionato, rimane una cifra più cospicua che tra le altre cose va messa nel circuito economico e quindi praticamente ne beneficeranno tutti quanti. Quindi lo stesso lavoratore, lo stesso pensionato che riceve di più, ma le stesse imprese che potranno poi in questo senso produrre di più. Ovviamente questo a cascata va a fare bene anche a quella che è la disoccupazione, perché ovviamente crea il tutto, naturalmente crea anche posti di lavoro. Naturalmente io sento spesso parlare, però non si tiene, non ci sono dei provvedimenti che vanno veramente ad incidere in tal senso, l'eliminazione della burocrazia o una grande semplificazione che permetterebbe al cittadino, alle imprese, alle famiglie di essere più snelli in tutto quello che loro devono svolgere, sicuramente una sburocratizzazione comporterebbe comunque minori costi anche da parte dello Stato, quindi tra le altre cose la sburocratizzazione non comporta costi da parte dello Stato, ma addirittura semplifica le cose. Facciamo l'esempio delle imprese che praticamente per iniziare un'attività devono aspettare 4 mesi, 6 mesi, 8 mesi, in qualche caso anche un anno. Il tutto si potrebbe risolvere, come noi spesso diciamo, ma purtroppo a volte il nostro accorato appello rimane qua inascoltato, anche se poi devo dire che quello che noi stiamo dicendo ovviamente da un po' di tempo, anche se con ritardo, viene comunque recepito perché praticamente si parla di cose logiche, pratiche, i suggerimenti tra le altre cose, come dire, non siamo tra quelli che dicono questo non va, questo non va, questo non va, perché è semplice dire quello che non va, ma tra le altre cose, evidenziando quello che non va, noi cerchiamo comunque sempre di dare delle soluzioni. Per quanto riguarda la sburocratizzazione, tanto per dire, si potrebbe andare avanti attraverso le certificazioni ed autocertificazioni, per cui praticamente un'impresa potrebbe essere in grado a quel punto di iniziare l'attività in pochi giorni. Poi con i tempi dello Stato si vanno a fare le verifiche, per cui ovviamente questo comporterebbe
Qual è il lato positivo? Nessun costo da parte dello Stato, ma soprattutto l'impresa incomincia subito a produrre, subito a pagare tasse, subito ad assumere, quindi praticamente in questo senso si andrebbe anche a incidere sulla disoccupazione. Un ultimo problema e finisco praticamente. Bisogna mettere seriamente mano alle ristrutturazioni, alle infrastrutture, ma bisogna iniziare dal sud perché il sud può trainare anche il nord.